Salve a tutti e bentrovati in questa prima seduta della settimana che è anche l'ultima del mese di gennaio. La settimana si avvia favorevolmente per le principali borse mondiali in attesa del prossimo e attesissimo incontro della BCE programmato giovedì 3 febbraio. In particolare Piazza Affari si rafforza grazie alla conferma di Mattarella al Quirinale e Mario Draghi come Presidente del Consiglio. Un altro dato importante lo rileva l'Istat, stiamo parlando del dato sul PIL in crescita del 6,5% nel 2021 ai massimi dal 1995, con una variazione del più 2,4% nel 2002. In questo quadro il nostro FTSE MIB si avvia già in ottima forma sui 27.000 punti. Pur non riuscendo nel corso di seduta a tenere questo ottimo livello, si aggiudica quasi un punto di rialzo. L'indice DAX invece termina superando il punto di progresso in area 15.450 punti. Sul fronte macro statunitense l'indice PMI di Chicago, che è in crescita nel mese di gennaio, risultando superiore rispetto alle attese. Così il Nasdaq, anch'esso in ottima forma, sostenuto dai tecnologici, guida Wall Street, riconquistando i 14.000 punti, avvicinandosi solo in queste poche ore ai 2 punti di progresso, mentre il Dow Jones, come vediamo, si sta muovendo a ridosso della parità. Il progresso migliore di oggi a Piazza Affari è quello registrato da Amplifon, con una chiusura sui massimi di giornata che supera i 4,5 punti. Poste Italiane si avvicina al più 4 e conferma della buona giornata agli industriali. Troviamo Prysmian che si avvicina ai 30 euro per azione grazie al suo più 3,70%, ed STM che invece torna di gran lunga sopra i 40 euro con un rialzo che in questo caso supera il più 3. Bene anche Banco BPM tra i bancari, nonostante a metà seduta si sia mossa addirittura in territorio negativo, come vediamo dal grafico qui a fianco. Quello di Saipem è un vero e proprio tracollo. L'allarme sui conti, che vedrebbero perdite superiori di oltre un terzo del capitale, provocano una pioggia di vendite che si quantifica addirittura intorno al meno 30%. Gli altri ribassi mostrano variazioni meno inconsuete. Eni risente in parte del caso Saipem e perde quasi 2 punti. Il calo di Leonardo invece supera il meno 1%, a cui non arriva Stellantis. Infine segnaliamo Stellantis, che lascia sul parterre poco più di mezzo punto. Dal Forex, come vediamo, torna in carreggiata soprattutto l'euro sul dollaro americano, riconquistando quota 1,12. Favorevoli anche gli altri incroci con euro sterlina ed euro yen, che attualmente stanno viaggiando intorno al mezzo punto di guadagno. Ed ora, come ogni lunedì, spazio al trader Pietro Riglia, che ci indicherà alcuni titoli interessanti da tenere sott'occhio. Salve a tutti, come ogni lunedì per le interviste di TradeLink, ospite di oggi Pietro Riglia, trader indipendente ed autore del blog Un occhio sui mercati azionari. E con lui vedremo quello che sta accadendo appunto sulle borse. Lascio a te la parola e le analisi. Ciao Rossana, buongiorno a tutti, buon trading. Sì, un inizio di settimana possiamo dire positivo per quanto riguarda la nostra piazza affari, che trae spunto anche dall'elezione di Mattarella, quindi il PIS, e con Mario Draghi che rimane Presidente del Consiglio. Questo è un mix che fa bene ai mercati finanziari, stabilità e quindi positività per quanto riguarda il nostro indice principale. Una settimana questa che è iniziata, che vedrà come market mover la riunione della BCE e che dopo le parole di Falco da parte di Powell sarà appunto chiamata a illustrare la propria politica monetaria, la BCE, per quanto riguarda i prossimi mesi. Aprendo i nostri monitor ci accorgiamo appunto come comunque il FTSE MIB reagisce positivamente, l'abbiamo detto, 26.700 punti, conferme sopra i 26.750 e che sono gli ex massimi del mese d'agosto. La possibilità che il nostro indice principale possa proseguire il rialzo crescono in direzione dei top della scorsa settimana, ovvero la soglia dei 27.000 punti. Sopra questi livelli avremmo ulteriori allunghi. Per quanto riguarda i titoli che possono risultare interessanti nel nostro panorama, andiamo subito sul settore bancario con il titolo UniCredit, impostazione di fondo chiaramente al rialzo, superamento dei 14,15-14,20, top della scorsa ottava, potrebbero dare ancora forza al titolo che avrebbe poi dinanzi a sé i top degli ultimi, che sono i livelli pre-Covid, 14,40, oltre i quali poi basta allargare il grafico, ci accorgiamo
come il titolo assumerebbe più forza mettendo poi nel mirino la soglia dei 15 euro. Per rimanere tra le blue chip 40 abbiamo anche nel settore lusso il titolo Moncler, titolo che sembrerebbe aver trovato sui 55 euro un'ottima base e dove aver posto un freno a quella fase correttiva che si è innescata nel mese di dicembre. Al rialzo, primi livelli da monitorare, i top della scorsa settimana 57,50, oltre i quali avremmo un primo target rialzista quasi vicino alla soglia dei 60 euro. Ed infine, tra le sempre blue chip, il titolo STM, anche qui titolo che recupera gli ex massimi di settembre, ovvero la soglia dei 40 euro, sopra i 40 euro, possibile appunto che una prosecuzione del rimbalzo che si è avuto la scorsa ottava, con primi target area 42,40, 42,50 sono i top intra della scorsa settimana. Quindi questo è l'analisi sul FTSE MIB e titoli che potrebbero essere interessanti per le prossime giornate. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per l'analisi e i suggerimenti operativi, con te rimando l'appuntamento a lunedì prossimo. Ringrazio come sempre Pietro e Rosana per essere stati con noi oggi, grazie a voi per averci seguito e rimanete sempre informati su tutte le news e i contenuti di TraderLink sul nostro canale di YouTube oppure su TraderLink Web e sulla nostra app. Arrivederci, a domani.